Buonasera a tutti. Sto presentando una serata che non ha bisogno di presentazioni, quindi sarò brevissimo. E volevo solo dirvi che quello che seguirà è inserito nel progetto Cultura della Città, che è un progetto che porteremo avanti sui luoghi dismessi, sui luoghi dormienti, sui luoghi che hanno la possibilità di generare, con la produzione di idee, produzione di economie e dunque produzione di urbanità. Il fatto, se qualcuno si dovesse mai lamentare, perché effettivamente ci sono persone sedute e persone sdraiate, e se qualcuno si dovesse lamentare del luogo, perché in effetti non è un luogo canonico per una conferenza di questo tipo, ebbene sappiate che l'abbiamo fatto apposta. Abbiamo scelto un luogo di questo tipo perché è una sorta di agorà, è una piazza che deve rivivere, e che deve rivivere dalla verdura alla cultura, passando per tutto quello che siete voi, cittadini responsabili, nel fare città. E probabilmente anche... grano o parmigiano? Non lo so. Ecco, questo sarà è da sapere invece. Parmigiano. Diciamo parmigiano. Il parmigiano e spero il gin tonic, perfetto, quello lo riconoscevo io da solo. Parmigiano e gin tonic sono in perfetta continuità col vostro stare sdraiati, seduti in piedi ad ascoltare quello che questi due signori vi stanno per raccontare. Grazie di essere intervenuti, buona serata. Allora, buonasera a tutti e grazie di essere qui. Siamo molto contenti di questa folta presenza e grazie a Filippo D'Averio che è arrivato puntualissimo, tra l'altro venendo da una due giorni di girovagazioni non indifferenti. E quindi back to the future, ritorno al futuro o a Rebours in francese, ritorniamo al passato. Cosa vogliamo dire con questo titolo? Vogliamo dire che le nostre città producevano cultura e hanno prodotto per secoli cultura e oggi prevalentemente la consumano con mostre, con festival, con eventi. Noi siamo dentro a un festival e abbiamo creato un evento e però c'è un problema, sempre meno perché ci sono anche sempre meno soldi. Allora, all'estero, dove io spesso lavoro, siamo ancora percepiti come in qualche modo i creativi, la patria dell'arte, del design, dello stile, dell'eleganza, di un cinema qualitativamente immenso e del gusto. Questo è quello che ci viene detto quando siamo all'estero, però noi sappiamo che in realtà non è più così o non è più tanto vero. Siamo in qualche modo sempre più provinciali come paese. Siamo un po' satolli e anche conservativi nel goderci il nostro patrimonio e scarsamente, oggi lo abbiamo sentito nel seminario di oggi, siamo scarsamente predisposti all'innovazione e al cambiamento. E quindi a Filippo D'Averio la prima domanda d'amblè è: come ne usciamo? Le nostre città hanno ancora in qualche modo le energie, una speranza, un barlume di creatività o il voyage au bout de la nuit sarà ancora lungo? È il parmigiano. Un momento. Siamo entrati in risonanza. Allora, scusate, anche gin tonic, se no dopo il parmigiano non riesco a parlare. No, è che se tu metti quello lì vicino a questo si mettono in risonanza. Adesso no, gli hai tolto il collo, sì? Va benissimo. Beh, senti, sta faccenda qua non è mica tanto facile da affrontare, perché essendo l'Italia un paese che si fonda su due assunti etici oggi trasversalmente accettati, che sono l'ipocrisia e il pressapochismo, no? L'Italia dovremmo fare una riforma costituzionale dicendo l'Italia è una repubblica fondata sull'ipocrisia e il pressapochismo, quello trasversale, ognuno può dire quello che vuole. E però nel fatto di permettere a ognuno di dire quello che vuole è anche contenuto il fatto che ciò che dice comunque non ha nessuna importanza. La vera riforma che dovremmo essere in grado di propugnare e di discutere a fondo è una potentissima riforma semantica, cioè dovremmo fare con una enorme fatica
lo sforzo di riattribuire alle parole un significato. Io spesso con i miei collaboratori o con, anche all'università, vieto l'uso delle parole che, non hanno, che hanno perso significato. Per esempio, tutti i politici dicono il territorio. Nessuno capisce che cos'è il territorio, cos'è la penisola sfasciata, lì quello lì di il consigliere regionale che si tascava i soldi, territorio, quell'altro che rubava i soldi delle tasse che doveva raccogliere, territorio. Cioè, sono territorio anch'io che vengo invece munto da Equitalia, cioè cos'è il territorio questa roba qua? Allora, in semantica di solito, questo dai primi testi che inizia anni 20, si tende a dare alle parole una definizione leggermente maggiore. L'esempio classico che davano gli inglesi è la differenza fra pecora viva e pecora morta, no? La pecora viva è una sheep, è quella che cammina sulle colline, il mutton è la pecora quando uno la taglia nel piatto, cioè bisogna andare a definire un po' meglio. La stessa questione sulla parola territorio, no, diciamo bottiglia, no? Bottiglia, cosa vi viene in mente? Qualsiasi cosa può essere bottiglia. Uno gli può venire in mente la bottiglia di un tavolino di Pablo Picasso, può venire in mente una bottiglia dipinta dai futuristi oppure dal Ritorno all'Ordine, uno gli può venire in mente la bottiglia di pubblicità, uno gli può venire in mente, dico bottiglia della Campari è già più chiaro, se dico la bottiglia della Perrier è più chiaro, se dico bottiglia di plastica non sappiamo se è questa qua, quella più grande, quella con quale forma è. L'unico modo per capire effettivamente che cos'è una roba che non ha capacità di individuazione e dire questa bottiglia, nel momento in cui dico questa bottiglia semanticamente l'ho individuata. Quando ho le idee confuse dico questa bottiglia. Avrete notato una cosa curiosa, che i politici italiani non dicono mai la parola Italia. Tutti i politici, seguite i dibattiti, quella arena formidabile che è il porta a porta del povero Vespa, no? E tutti dicono sempre questo paese. Tutti i politici, destra e sinistra, perché questo paese è in crisi, nessuno dice l'Italia è in crisi, perché siccome per loro l'Italia è una cosa che non esiste, è una parola assolutamente vuota di contenuto semantico, devono dire questo paese, allora uno capisce che parlano dell'Italia. È il percorso semantico che va radicalmente riformato. Allora se voi abbandonate l'uso per esempio della parola territorio e cominciate a dire il territorio di un centro urbano del nord Italia, già un po' più chiaro. Il territorio agricolo attorno alle città della Campania o della Sicilia, già più chiaro. Il territorio delle periferie di Torino, uno si mette subito a piangere, cioè, comincia a diventare un termine che ritrova una valenza semantica positiva. No? C'è l'assessore all'urbanistica di Torino. È vero? Si è messo a piangere. È chiarissimo. Allora, questi sono i parametri da usare. Per esempio, la parola futuro ha lo stesso dramma. Se Fini, col quale io trovo pochi punti in accordo, se non il fatto che ha mandato al diavolo gli altri della sua banda, fa la fondazione Fare Futuro, io già la parola futuro me la vedo un po' male. Poi quell'altro furbacchione del Luca di Montezemolo, anche lui fa Italia Futura. Cosa c'entra il futuro di Fini col fare l'Italia futura di Montezemolo? È una sorta di... Montezemolo si immagina di diventare da grande come Pinot, no? Di fare lui e Nessi, Moët e Vuitton, no? E l'HBM, una grande LHBM. Il futuro è quella roba lì. Il mio futuro non è quello. Allora, cominciamo a dargli una parola nuova, un'ipotesi. Per esempio mi piacerebbe dire futuro rivoluzionario. Non è una brutta parola, ha un altro significato. Futuro rivoluzionario vuol dire rompere gli equilibri attualmente esistenti, immaginare che se ne possano fare degli altri. Paura del futuro? No, parliamo della malattia vera degli italiani, che è il misoneismo. Come esiste la misantropia, esiste il misoneismo, cioè la paura del nuovo. Una paura tremenda del nuovo. Siccome il passato lo hanno distrutto con una faciloneria esagerata, hanno demolito, lì sì, il territorio paesaggistico, il territorio agricolo, gli orribili capannoni che hanno coperto l'Emilia, e non mi si dica che servivano all'industria, perché non è vero, servono solo a dare le garanzie bancarie, perché in Baviera hanno i capannoni e non hanno distrutto la Campania, hanno un'industria più forte della nostra. Quindi sono questi i termini sui quali bisogna cominciare a ragionare. Che tipo di futuro inventare?
Cioè, che tipo lo vogliamo cambiare questo mondo, lo vogliamo tenere uguale? Oppure vogliamo, possiamo dire anche, potremmo anche immaginare il futuro recuperato. Cioè, ridiamo vita alle città. L'Italia è fatta da centinaia di città che, devo dire la verità, 30 anni fa erano di una noia mortale. Oggi non lo sono più. Cioè, oggi c'è più aggregazione di qualità a Ferrara o a Mantova di quanto non ce ne sia a Milano. Alcune città che stanno a metà strada, lo dico per i torinesi, Torino non è né grande né piccola, è Torino, quindi non si capisce cosa sia. Torino ha un'aggregazione urbana vera, cioè se uno gira per le strade e vede le cose. Milano è una città tristissima perché è solo la città di happy hour. Se appena appena quattro ragazzi si riuniscono e uno si mette anche a fare un po' di musica, quelli del piano di sopra che hanno comprato la casa per investimento nell'ex quartiere popolare perché è chic abitare lì, vanno subito a protestare e arrivano i vigili. Milano è una città morta, Roma è una città semimorta. Oggi la vitalità sta nelle aree più piccole, più contenute, dove il recupero della funzione della città è avvenuto. Non in tutta la città, perché le periferie sono orribili anche qui. Cioè, non sono ovunque. La scelta di in 50 anni di abbandonare i parametri del come si faceva la città è stata drammatica. Ne parlavamo ieri. Per i 30 anni dell'ordine degli architetti di Reggio Emilia, voi molti di voi siete, tutti quelli lì sono nati dopo, quindi non lo sa neanche che una volta il mondo era più bello. 1967, ad Agrigento crolla una palazzina fatta da quattro speculatori indigeni. L'Italia si commuove e il Parlamento, che si fonda ovviamente come sempre sul cocktail ipocrisia pressapochismo, emana una legge che si chiama norma transitoria. È vigente ancora adesso la norma transitoria. La norma transitoria dice: per evitare che crollino le palazzine ad Agrigento, in tutta Italia d'ora in poi bisognerà tenere 7 metri fra un edificio e l'altro. Quella norma transitoria ha distrutto una tradizione che aveva 26 secoli, quella delle città italiane che erano fatte di strade, dove una casa era incolata all'altra, c'era un marciapiede e i negozi guardavano sulla strada. Quel mondo che era il nostro modo di vivere è stato trasformato in questa follia, perché poi piaceva anche agli urbanisti di allora, in parte, che avevano letto male 4 trattati intorno al tardo Corbusier e hanno fatto le città con le periferie a funghetti. Le periferie funghetti a palazzine piacevano moltissimo ai palazzinari perché è la roba più facile da fare, basta non pensare, si produce come un prodotto di serie, e abbiamo trasformato il paese più bello del mondo nel paese più brutto della terra. Ora ci dobbiamo riflettere. Allora, quando immaginiamo un futuro, che tipo di futuro? È un futuro in quella direzione lì? È un futuro per fare negozi di lusso come pensa Luca di Montezemolo? È un futuro per consentire a Eni di conquistare finalmente il potere, che non ce l'ha fatto l'ultimo giro perché si è alleato per errore col Berlusconi? Oppure è un futuro colto e civile e anche terribile come quello che sta alle nostre spalle? Certo, il passato non si ripete, e per fortuna. Il passato è bello solo se riestetizzato. Cioè, le signore che comprano le belle case in campagna, le ex fattorie, ci fanno dentro dei luoghi chic per andare a passare il weekend, cancellano la storia, non la conservano, ma fanno bene a cancellarla, perché quella è un cascina dove si moriva di pellagra a 30 anni. Cioè, nessuno di noi vuol tornare ad avere un terzo della popolazione senza scarpe. Cioè, l'Italia di un secolo fa era miserabile. L'Italia miserabile ci ha lasciato dei manufatti architettonici molto poetici. Il recupero di questi manufatti poetici ci consente di inventare un futuro diverso. Noi dobbiamo avere coraggio di trasformare il paese. Io mi batto molto per l'abolizione della parola patrimonio culturale, perché è una parola confusa, un'altra che ha perso il significato, a favore della parola eredità. L'eredità contiene in sé una valenza etica obbligatoria, cioè tu ricevi una cosa che non è tua, l'hai ricevuta dalle generazioni prima e hai l'obbligo morale di trasmetterla. Noi che tipo di roba stiamo trasmettendo alle generazioni dopo di noi? Una schifezza. Allora, prendiamo coscienza di questo tipo di futuro, cioè affrontare un percorso di risanamento
affrontare un percorso di riqualificazione di un passato che fu formidabile quanto crudele, ma esteticamente commovente, e che può diventare la radice per un futuro che sia commovente, straordinario e forse un po' meno crudele. Proprio così. Secondo pezzo di programma. Proprio così, e proprio qui oggi, eravamo molto meno, una trentina di persone, abbiamo ragionato proprio sull'importanza di eliminare il termine patrimonio e che si consuma, il patrimonio si consuma, e passare a quello invece di origine anglosassone, heritage, eredità, che bisogna conservare. E Filippo D'Averio ha introdotto questa sua prima risposta proprio sulla necessità di una riforma semantica. La mia seconda domanda iniziava proprio con alcuni slogan che sono comunicazione, fare rete, creatività, connettività e tanti altri, di cui siamo tutti un po' schiavi, e sono parole sempre più svuotate di senso. Perché per essere creativi bisogna saper fare prima di tutto, per comunicare bisogna prima appunto fare e creare. Se stasera siamo qui, lo dobbiamo intanto all'elegante low profile di Chiara Toschi Cavaliere, che è qui seduta davanti e che voglio ringraziare davanti a tutti, sia che agisce con appunto con grande discrezione, sia a livello individuale che come Italia Nostra. E lo dobbiamo anche all'attenzione un po' sconsiderata di Segest e di Paolo Bruschi, che ringrazio, all'attenzione sconsiderata verso questo nostro progetto che è nato circa un anno fa, di Città della Cultura e Cultura della Città. Paolo Bruschi ci ha sostenuto e ci ha sostenuto anche per avere qui con noi stasera Filippo D'Averio. E ringraziando Chiara Toschi Cavaliere e Paolo Bruschi per questo, la seconda domanda che chiedo, che faccio a Filippo D'Averio è: come ritroviamo il gusto del fare, del comporre e del proporre? Boh. Allora, la questione della creatività è abbastanza, anche questa merita un riesame, come la questione dell'architettura. Così come non c'è architettura senza un committente, e la nostra brutta architettura è in realtà oggi l'immagine della bruttezza della committenza pubblica, cioè se abbiamo una classe politica che fa impressione, è proprio nell'immagine che ha generato di se stessa attraverso l'architettura che ne abbiamo la prova fisica e tecnica. Non è colpa degli architetti, attenzione, è colpa del committente. Nello stesso modo la creatività esiste se è la creatività per qualcuno. Nessuno si crea addosso, uno crea per qualcuno. Ora, si creano storicamente per due aree di consumo diverse. Si crea per il principe, e non è una brutta cosa creare per il principe. Bisogna solo capire che cos'è il principe oggi. Uno degli uomini più simpatici della Rivoluzione francese, il marchese di Condorcet, gli hanno tagliato la testa poi nel 93, poveretto, perché Robespierre era carogna sul serio, aprì il dibattito su questo argomento nella prima convenzione quando si trattò di abolire il principe in un settore facile, la caccia. Cioè fino a che esisteva l'Ancien Régime, se un contadino si beccava una lepre del marchese, lo impiccavano. Avendo impiccato il marchese, hanno detto: adesso non possiamo più impiccare il contadino, di chi è la lepre? Domanda intelligente. Condorcet, con lo stile che hanno i francesi ogni tanto, disse: le peuple souverain est l'héritier du prince, è il popolo sovrano l'erede del principe. Su questo concetto si trasferì la funzione del principe nella funzione del popolo sovrano. Cosa vuol dire? Da quel momento i musei, i teatri, le grandi piazze, i progetti pubblici divennero progetti per il popolo sovrano. Questo è il primo cliente, e questo è il cliente che consuma le grandi arti, che consuma la grande architettura e che consuma i grandi eventi, il grande teatro, la grande musica, che si tira presso la piccola musica, la piccola architettura, la piccola pittura e le arti decorative.
cosa è successo in Italia? Non è mai arrivato Condorcet, no? Ci manca Condorcet. Non essendoci Condorcet, il principe è scomparso, è rimasto solo l'altro pezzo della clientela. L'altro pezzo della clientela è quello che consuma altre cose. Cioè, perché l'Italia è tuttora vincente in questa formula che ho inventato anni fa, che era le 4F, tutti pensano alla quinta, ma la 4F, no? Che sono food, fashion, furniture, Ferrari. Cioè il cibo, la moda, il design e la Ferrari. Perché sono le quattro aree dove non serve il principe, serve solo il consumatore. E difatti la cosa interessante è che in queste quattro aree noi siamo mondialmente tuttora vincenti, con un po' di fatica nel campo della moda, perché abbiamo aspettato che quelli della moda diventassero vecchi come quelli della politica. Ma per esempio nel campo del design non è successo, nel campo dell'alimenti non è successo. Siamo molto fragili, crediamo di sembrare, siamo più fragili del previsto, però esistiamo. E siamo invece scomparsi nel campo del teatro, del grande cinema, delle grandi arti, perché abbiamo perso il principe. Cioè noi non possiamo immaginare che il povero Baratta, che non fu gran banchiere e che hanno messo a fare presidente della Biennale, sia in grado di fare il principe verso il quale si rivolgono le arti dell'attualità. Basta guardarlo in faccia, uno dice non è tecnicamente possibile. Eppure il povero Baratta nomina i responsabili che vanno a Biennale. Siccome è ragazzo di provincia e si sente un po' oggettivamente inferiore, ma questo non è un dramma, cioè molti, anch'io mi sento spesso inferiore quando incontro un consigliere di Ratzinger, mi sento inferiore, non c'è dubbio. Se parlo con i miei amici che hanno la cattedra di storia della filosofia medievale, su quel campo lì mi sento inferiore. E quindi è giusto che anche Paolo Baratta si sente inferiore. Però io non voglio fare il principe. Lui fa il principe essendo presidente. E mette alla Biennale regolarmente, da 8 anni a questa parte, dei tipi che fanno i professori nei loro paesi. Uno fingeva di fare il filosofo, uno svedese che fingeva di fare il filosofo in Germania, figurati, nella patria di Hegel, uno svedese che finge di fare il filosofo delle arti, una roba. Uno che in Germania ci hanno riso addosso per una settimana quando l'ha sentito. Oppure degli esperti di storia dell'architettura che sono bravi architetti, alcuni invece sono chic perché stanno a Chicago. Cioè noi abbiamo, per mancanza di principi, totalmente abolito il prodotto per il principe, cioè il grande teatro e le grandi arti, che erano la nostra specialità. Allora, la presa di coscienza oggi nel rinnovare le culture sta proprio lì. Cioè dobbiamo purtroppo chiedere per Paolo Baratta quello che si chiedeva nella Roma antica per chi tradiva gli interessi della Repubblica, l'esilio. Io questa sera qui a Ferrara chiedo l'esilio, non la brava persona, però va esiliato. Forse senza la confisca dei beni, in modo che gli eredi non soffrano, però lui ha tradito gli interessi della nostra Repubblica. Sono su questi temi che dobbiamo avere coraggio di dibattere, perché sugli altri ce la facciamo. Là dove non è necessario il principe, cioè non è necessario il popolo sovrano, e il popolo sovrano oggi in realtà è lo Stato, laddove lo Stato non è necessario andiamo benissimo. Se siamo anarchici arriviamo ovunque, cioè ci sono dei disperati che si alzano ogni mattina e vanno a vendere dei prodotti formidabili in giro per il mondo. Ci sono delle aziende che sono fantasticamente attive perché non hanno mai chiesto la mano allo Stato. Esiste in Italia un capitalismo da competizione che è qualitativamente eccellente. Tutto ciò che invece riguarda la parte alla quale non si può rinunciare, che è quella del principe, lì siamo fregati. Allora, per renderne coscienza è già il primo passo fatto. Avere coraggio, per esempio, di immaginare che un principe coordini. Io vengo da una 3 giorni che accompagna già una 3 settimane in area emiliana. Non so come mai è successo così. Tutte le patologie arrivano insieme, come quando comincia a aver male un dente, vengono tutti, no? Cominciamo da Reggio Emilia, Colorno, Parma, poi oggi a Imola, questa sera da voi. E giro una regione che ha un'eredità formidabile, che ha dei centri urbani l'uno diverso dall'altro, cioè in 25 km di distanza si passa da un cosmo a un altro cosmo. Pensate alla Francia, è tutto uguale. In Germania bisogna fare 1000 km perché il sapore cambi. Cambiano le architetture, cambiano le abitudini, cambiano gli accenti, cambiano gli alimenti, cambiano i rapporti umani. Un mondo, una galassia fantastica che la regione Emilia ha dimenticato da 20 anni a questa parte di coordinare.
per cui nessuno sa niente. Cioè io non so che potrebbe esserci un giro della ceramica storica andando a trovare la mia amica antipanzera, non so che c'è un giro invece delle magie ferraresi, non so che c'è un giro delle follie ravennate. E tutto questo meccanismo qua, tra l'altro, si trova ad avere un ministro del turismo oggi, senza portafogli, che è di Bologna e che non si è accorto della cosa neanche lui. Allora, noi cosa vuol dire comunicare? Prima di tutto avere le idee chiare. Nessuno riesce a comunicare se non ha le idee chiare. Dobbiamo quindi in questo percorso della semantica immaginare di chiarirci le idee, cioè fare un'analisi attenta, corretta, anche crudele se fosse necessaria, che però quella sulla quale possiamo basare una progettualità futura e una proposta futura. Attenzione, e questo non in un'ottica del turismo mesto. A me l'idea che i miei pronipoti abbiano il cappellino in mano, il cinese li mette dentro un euro perché hanno venuto a fare un giro, è tale che prendere subito quelli d'Italia nostra e li mette una bomba sotto, perché se questo è il futuro non lo vogliamo. Però se il nostro patrimonio storico ereditato potesse diventare lo strumento per la formazione di un carattere competitivo, di un'intelligenza raffinata e soprattutto anche un po' uno strumento per impressionarli sti cinesi. Io ho un mio amico che sta a Belluno, fa delle gru, non è un gran mestiere, però è simpatico, lui fa le gru e le vende nel mondo intero. Quando vende le gru ai cinesi, mica li porta a Belluno, li invita al Monaco a Venezia e sulla terrazza del Monaco dice: mega arriva il cinese, è già buon, perché è ovvio che si commuove il cinese, no? Allora, quelli di Sassuolo perché non la mettono a posto la loro reggia? Cioè il cinese che viene a comprare piastrelle o viene a imitare piastrelle o viene a competere piastrelle, se gli fai fare un giro alla reggia esce con la coda fra le gambe. Cioè, questi nostri materiali servono a generare la nostra identità ma anche la nostra fierezza di competizione, e in questo senso dobbiamo immaginarci di fabbricare un futuro, perché a quel punto cominciamo ad immaginare che i 44 edifici brutti messi intorno alla città, il capannone fatto da chissà chi, il finto grattacielo inventato da uno fuori di zucca, non sono errori estetici, sono crimini contro il nostro futuro. Allora, criminalizzare oggi diventa fondamentale, noi dobbiamo criminalizzare.
È vero. E il fatto che hai citato il ministro per il turismo mi porta a citare una cosa che ha visto proprio gli amici di Segest oggi. È uscita l'informazione sulla stampa locale, hanno vinto con un ricorso contro una gara del ministero. Questa è la prima volta che accade e l'oggetto di questa contesa con il ministero era una campagna di promozione turistica per il rilancio dei luoghi terremotati, quindi proprio da Ferrara fino a tutta la bassa modenese. E il ministero, appunto con questi tecnocrati in grisaglia, però un po' provincialotti, cosa aveva fatto? Aveva prodotto una gara, sostanzialmente, come spesso accade in Italia, una gara un po' taroccata, quindi con già quelli che una selezione di 5 o 6 che dovevano in qualche modo vincere, e quindi tagliando fuori tutte le realtà locali. Allora, ovviamente questo è stato bloccato, adesso il Ministero dovrà rifarla la gara, ma quello che a me interessa discutere qui è che la competizione e il libero mercato sono delle belle cose, almeno io da quando ero ragazzino siamo stati rintronati dalle retoriche appunto sulla competizione e il libero mercato, che molto spesso restano belle parole. E però proprio le ultime cose dette da Philippe Daverio è sul nostro sistema locale. Come facciamo a sostenere, anche come Stato, come soggetto pubblico, come facciamo a sostenere le eccellenze locali, però senza cadere nella stupidità del localismo e in qualche modo senza cadere nel protezionismo che genera, da una parte genera un sonno profondo e dall'altra corruzione? E anche lì però io non vorrei confondere competizione e libero mercato, perché mentre la competizione rafforza i muscoli, il libero mercato rafforza solo i ricchi. Io vorrei che la smettessimo, tutti questi qua vogliono fare i liberali. Sta facendo del liberalismo ha già portato una volta la prima guerra mondiale, speravo che non dovesse più tornare fuori, mai. È tornata fuori perché è servita una serie di in realtà di imbroglioni degli affari e della politica per prendere il potere, dicendo facciamo i liberali. Non esistono i liberali, cioè l'Europa non prevede i liberali, noi non siamo mai stati liberali, siamo stati liberticidi ogni tanto, ma liberali mai, perché essere liberali è terribile, e credere che deve vincere quello che c'ha il fiato più pesante non è necessariamente vero, può anche vincere la persona normale. Cioè la competizione non vuol dire che l'uomo sia lupo, l'uomo hominin lupus, non è necessariamente questa la competizione. La competizione è il misurarsi in aree dove il confronto è codificato, ed è il codice del confronto che ci manca integralmente oggi, perché da noi, mentre è facile parlare di libero mercato, è impossibile parlare di competizione. Cioè per gli italiani di solito la competizione per definizione è intollerabile. Infatti appena può l'azienda italiana diventa monopolista, in modo da evitare ogni competizione. L'Italia è una sommatoria di micromonopoli, perché è feudale da quel punto di vista lì, e nell'ambito dei micromonopoli è nata questa cultura solo italiana del capitalismo di concessione, per cui uno ha la concessione dell'autostrada, l'altro c'ha la concessione della benzina, l'altro c'ha la concessione dei telefonini, l'altro c'ha la concessione dell'etere, e invece dei clienti hanno degli utenti, e mentre il cliente può protestare l'utente può solo obbedire. E mentre il capitalista da competizione arriva a Shanghai e compete, il capitalista da concessione prova a comprare un pezzo di roba a Bruxelles e lo fa nero. Cioè nessuno dei nostri capitalisti da concessione è mai riuscito ad uscire dall'Italia. Non ha neanche convenienza, perché tanto abbia le sue vittime, le ha già qua in territorio, non deve affrontare i mercati. Quindi la prima distinzione che vorrei evitare è questo errore. Per il resto, che tipo di qualificazione dare a questo modo, a questo? Io non mi ricordo neanche come finivi la domanda. Scusa, perché io sono mononeuronico, sono come un animale germanico, cioè prendo una cosa, sviscero quella, è la parte femminile che mi manca. Come facciamo a sostenere le eccellenze locali senza cadere nel protezionismo e nel localismo? Guarda, devi chiederlo a Del Vecchio.
che ha fatto la Luxottica stando a Belluno. Ha 65.000 dipendenti nel mondo e nel campo suo il 70% del mercato mondiale. Devi chiedere alla Cimbali, che è rimasta nella periferia di Milano e al 70% del mercato mondiale delle macchine per caffè. Cioè, le qualità locali si sostengono attraverso il prodotto e la capacità organizzativa di chi li sta intorno. L'opposto di quello che devi dire al De Benedetti quando ha tentato di affrontare il Belgio, l'hanno fatto nero subito perché il prodotto non c'era. Allora la nostra grande qualità, la nostra grande capacità è ancora quella di essere in grado di fare un po' di prodotto. La nostra mancanza anche lì è il principe. Per dirvi dei dati banali, il mercato del vino in Cina, ero recentemente con i miei amici di Shanghai a parlarne, il mercato del vino in Cina è occupato per il 40% dal vino francese, per il 7% da quello italiano e per il resto distribuito fra il resto del mondo. I francesi sono organizzati, eppure noi ci vogliono bene i cinesi. Parlerò di un fatto personale, perché è carino parlare anche di fatti personali, sono esperienze più autentiche delle altre. Voi sapete che il padiglione italiano all'Expo di Shanghai è quello che ha avuto il maggior successo di tutti i padiglioni. 7 milioni di visitatori convinti e affezionati. A tal punto che alla fine dell'Expo la Cina ha proposto all'Italia di mantenerlo in piedi, mentre gli altri si buttavano giù, insieme al loro super padiglione. Da lì è venuto fuori che si sarebbero mantenuti in piedi altri 3-4 padiglioni europei. Quello inglese no, perché era troppo elegante e troppo effimero, ma quello, credo, un pezzo di quello olandese, bla bla e così via. Ma quello centrale era quello italiano, in una società mista 50-50 Italia-Cina. Io fui allora molto onorato dal fatto che i cinesi mi proposero per governarlo, per dirigerlo. Ovviamente il ministero italiano disse di no, perché ai cinesi posso piacere, agli italiani un po' meno. Chi è che misero a dirigere il padiglione cinese? Il povero Urbani, l'ex ministro dei beni culturali. Era senza lavoro, poveretto, anziano, poveretto, bisogna più fargli fare qualcosa, eppure amico del cavaliere, l'ha messo lì. Non ha fatto niente. 3 settimane fa l'Italia ha gettato la spugna, ha restituito alla Cina tutto il padiglione dicendo non ce la facciamo. Quindi probabilmente i prodotti, i nostri vini al 7%, se i toscani, i piemontesi, i siciliani vanno fra le gambe del diavolo, passeranno dal 7 al 9% nei prossimi 10 anni, ma al 15 mai. Allora non esiste il coordinamento di un prodotto senza che il principe lanci la parola d'ordine. Questo l'ha capito Luigi XIV quando ha inventato i Gobelin, cioè, e da allora funziona così. Questo l'hanno capito gli inglesi, questo l'hanno capito i tedeschi, cioè penserai mica che Westerwelle va in giro solo a fare il cicchettone, cioè Westerwelle va a vendere, i nostri no. Allora, il nostro è un paese fragile da quel punto di vista, dove alla fine l'unica risorsa è nella mano dei singoli e nell'intelligenza dei singoli. Infatti io sempre di più mi convinco che la strada italiana naturale debba essere situazionista, cioè noi dopo 150 anni che ci abbiamo provato dobbiamo avere il coraggio di dirlo, con lo Stato non ce la facciamo. Non è che siano cattivi o non cattivi, è semplicemente come prendere un cavallo da biraio, hai provato a fargli fare lo steeplechase per 3 volte, ha buttato giù tutti gli ostacoli e dice sai che fai, ma riattaccalo al carro della birra, non fargli fare lo steeplechase a quel cavallo lì. Noi non siamo in grado, cioè il nostro Stato non sarà mai in grado, perché in 150 anni ha dimostrato che non era in grado, e qualsiasi cosa ci promettano non dobbiamo più farci illudere, non lo sarà mai. Ma non è che non lo è solo Stato, lo è ancora meno i mini Stato. Cioè, come disse giustamente una delle poche cose geniali di Eugenio Scalfari, a proposito della regione Lombardia del Celeste, disse una Lombardia indipendente è come un Belgio del Sud, non conta niente. E difatti la Lombardia ha la sua rappresentanza a Bruxelles, fa le sue robe internazionali, manda ogni tanto i suoi a spendere dei soldi in Sudafrica, in Sud America, in giro per il mondo, spende un fracco di soldi in biglietti aerei, non ha mai portato un topo a casa. Allora accettiamo la realtà, noi ce la facciamo se guardiamo come esempio, in realtà se guardiamo a Del Vecchio, cioè se ci organizziamo da soli.
certamente non nelle strutture dove chi lavora a bottega sono 14 persone. Lui l'ha messo insieme 65.000. Cioè, in che cosa consiste? Io studio molto il caso geniale del vecchio, perché in Cadore hanno sempre fatto occhiali, da 200 anni fanno occhiali. Lui ha capito che bisognava farli fare a tre persone in più, cioè che doveva coagulare le micro aziende per fare delle aziende, un'azienda grossa. Quello che dobbiamo capire noi, cioè noi dobbiamo capire che in moltissimi settori nostri dobbiamo essere in grado di creare delle aggregazioni che siano tali da dare la forza per comunicare senza il principe, che non ci sarà mai. Queste aggregazioni come possono nascere? Lì è la domanda difficile, perché devono superare il campanile, devono superare l'individualismo, devono superare una serie di parametri che sono specifici della nostra cultura, in un modo semplice, riguardando i parametri con i quali eravamo uniti nel Medioevo. Se uno andasse a ristudiarsi con attenzione le corporazioni dei lanaioli fiorentini del 200, erano assolutamente uno rispetto all'altro individualisti, ma avevano un'associazione fra di loro che se uno la tradiva gli tagliava le orecchie. Allora, la nostra salvezza del futuro è un neoassociazionismo nell'ambito del lavoro che sia forte come quello del 200 e romantico come quello dell'800. Credere ancora nello Stato ormai è un errore. Mi sembra. Abbastanza amaro, ma anche molto vero. Oggi il mio intervento è divertente, non è amaro. Vabbè. Lo fai anche senza ministro, è molto meglio, cioè non c'è neanche bisogno di aspettare l'auto blu. Siccome anche lì i nostri ministri non l'abbandoneranno mai l'auto blu. Io ho fatto una guerra contro l'auto blu da 3 anni a questa parte, ma non c'è niente da fare, piace troppo l'auto blu. Sai perché tu sai perché il franco svizzero continua a crescere? Perché 5 anni fa ero a Martigny, nel cantone di Vaud, dove mio fratello, che fa il direttore d'orchestra in Svizzera, dirigeva una serata, una roba, alla Fondazione Gianadda. E mi ha detto, sai, stasera arriva il presidente della Confederazione. Ho detto, ciumbia. E ho detto, quando è che arriva? Fra poco arriva. Ho detto, andiamo fuori che sta arrivando. È arrivato un omino con una borsa in mano. No, quello è il presidente della Confederazione Elvetica, cioè UBS, Credit Suisse, tutte quelle robe lì, Nestlé, Hoffmann La Roche, questo omino qua. E ha detto, ma lei com'è venuto? Ha detto, in treno. Dico, come mai in treno? Essa da Berna si fa prima. E dico, ma prima classe o seconda classe? Ha detto, seconda classe, si incontrano più elettori. Questo è il motivo per il quale Franco Svizzero vince sul dollaro. Allora, abbiamo sentito dello Stato, veniamo ai comuni, ai municipi che sono forse nel nostro DNA. E allora il tema è questo, è la crisi che fa male, la crisi che morde, che però fa anche tanto bene, perché ci sono meno soldi, ci sono meno possibilità e quindi meno oscenità. Parlavamo oggi pomeriggio con l'assessore all'urbanistica di Torino e si è usato proprio un termine, essendoci meno soldi si fanno meno vaccate. E in questi anni, in questi 20 anni, ne abbiamo viste tante di oscenità architettoniche, urbanistiche, e le abbiamo viste, ma non solo in Italia, le abbiamo viste anche in giro per il mondo, non soltanto negli Emirati Arabi, a firma di grandi architetti, ma anche di tanti anonimi professionisti di provincia. Un po' l'abbiamo capito, non c'è il principe e quindi questo è un punto di debolezza. Il tema che però voglio chiederti è riguarda gli edifici vuoti, vuoti o semivuoti o quasi dismessi, e quindi il loro destino, il loro futuro, perché da molti anni, forse 10, ma forse anche di più, 15, siamo in qualche modo martellati dalle retoriche delle dismissioni, delle privatizzazioni, la valorizzazione del patrimonio. E quello che sorprende è come i governanti, destra, sinistra, centro, tecnocrati, eccetera, non capiscano che questo patrimonio, intanto non capiscono che è meglio non venderlo, ma poi che è anche invendibile, continuano a metterlo sul mercato e i privati non ci sono, per fortuna. E non esistono, non hanno i soldi,
quando raramente hanno i soldi non hanno il livello culturale all'altezza della sfida. Allora, pochi giorni fa su Repubblica Bologna hai fatto un intervento in difesa dei bastardini di Bologna, che era proprio un caso di questo tipo, per cui la provincia continua a metterlo all'asta, nessuno se lo compra. Il pubblico però, che sia provincia, che sia comune, non ha i soldi per gestirlo e quindi che farne? E questo riguarda anche Ferrara, abbiamo anche noi, come tutte le città, vari contenitori, come si dice, come si usava a dire negli anni Ottanta, dismessi, e uno ci sta nascendo oggi, forse appunto questa associazione Grisù, che ancora non si capisce bene se sarà un incubatore di imprese creative. Uno in parte è questo, edificio non dei migliori di Michelucci, ma appunto pur sempre un Michelucci, e che lentamente si sta spegnendo, e qui stiamo cercando di far vedere che ci sono delle opportunità diverse. Io volevo che Filippo D'Averio ci potesse dire appunto qualche parola su che fare in questi edifici che sono migliaia in tutta Italia. Allora, qui la questione si fa molto più tecnica ma abbastanza seria. Intanto io non pensiate per un attimo che la mancanza di soldi migliori la qualità dei progetti, perché non essendoci meno i soldi si fanno solo le vaccate. Questa è la differenza, diciamo. Questo è ciò che insegna recentemente il caso Milano. Essendoci meno soldi, l'area ex fiera è stata buttata in mano al tremendo Ligresti, il quale ha previsto lì un progetto fatto sostanzialmente da lui e poi firmato in parte da Zadid, in parte da Isozaki, in parte da Daniel Libeskind. La parte più brutta è quella della Zadid, che fa tutto brutto lei, perché una volta lei a 20 anni ha disegnato un bancone d'ingresso di un negozio di parrucchieri e da allora fa banconi d'ingresso di negozi di parrucchieri, sempre. Sono divani, sono case, sono banconi d'ingresso di negozi di parrucchieri. A Milano ha fatto i grandi banconi d'ingresso di negozi di parrucchieri per farci abitare della gente dentro. Tanto all'ingresso non le fotteva niente, l'unica cosa che le interessava era depositare la roba in banca per garantire le sue scorrerie finanziarie. La roba gli è scoppiata in mano lo stesso. Quella è la porcheria che si farà. Il Libeskind, che a me è anche simpatico, siamo abbastanza amici anche, ha fatto un progetto che non sta né in cielo né in terra, perché è un progetto che starebbe benissimo in India, in Africa, in fondo alla campagna americana, ma Milano fa ridere, però comunque è meglio di quello di Zadid. Faranno la Zadid ma non faranno il Libeskind. Quindi in questa fase costruiremo il peggio, almeno che non si sia in grado anche qua di prendere coscienza molto seriamente, per esempio smettere di costruire. Ma siamo in grado di dire che bisogna smettere di costruire? Cosa vuol dire smettere di costruire? Vuol dire riscoprire una serie di morfemi della lingua italiana dell'architettura. Noi abbiamo già vissuto un momento molto più drammatico di dismissioni di quello che viviamo oggi. Oggi noi viviamo una seconda fase di dismissioni di edifici di proprietà pubblica dopo la prima fase di dismissioni degli edifici industriali abbandonati. Ma non è niente rispetto alle dismissioni che ci sono state nel IV secolo dopo il Trattato della Tolleranza di Costantino e dopo l'imposizione della religione cristiana cattolica, quando tutti i templi furono dismessi, cioè metà della romanità fu dismessa. Cosa ne fecero? Alcuni diventarono chiese, alcuni li smontarono per fare altri edifici, ma come riserva di colonne fino per i prossimi sei secoli successivi. Moltissimi divennero abitazioni. Allora non c'erano gli standard urbanistici, per fortuna, e quindi nel Teatro di Marcello c'è il bellissimo Palazzo dei Romani. Abbiamo usato le cose e le abbiamo metabolizzate. Noi siamo i geni della metabolizzazione. Cioè, noi abbiamo preso la tomba di Adriano, lo raccontavo anche ieri sera, l'abbiamo trasformata in rifugio medievale, perché chi stava lì dentro non lo beccava nessuno con le mura di 24 metri,
l'abbiamo trasformato successivamente in roccaforte del papalismo, ed è per quello che il papato è passato dal Laterano al Vaticano, se no non ci stava neanche al Vaticano senza difendersi, e poi è diventato un luogo di altissimo prestigio con interventi di San Gallo, con gli interventi di Raffaello e con gli interventi di tutta la pittura poi manierista e cinquecentesca. Poi l'hanno fatto una galera, adesso è un museo. Cioè noi non rompiamo le cose. Il patrimonio italiano così ampio è dovuto non solo al fatto che abbiamo fatto tante cose, ma le abbiamo rotte raramente e le abbiamo recuperate molto spesso. Do l'esempio, cioè, per capire la differenza fra noi e gli altri, ho detto anche ieri sera, a Firenze quando si è posto il problema che il Granduca aveva la figlia da sposare un po' in versione lusso e non voleva passare proprio per un fiorentinaccio, no? Perché la sposava niente meno che in ambito della casa Asburgo. Ma cosa fa? Chiama Vasari e gli dice: senti, ho il ponte dei Becai, lei è troppo sporco, ci sono tutte ste budella, perché il ponte era il ponte dei macelli, no? Si macellava e si buttavano le interiora nell'Arno e poi si lavava e detto bisogna metterlo a posto. E lui fece la manica lunga che passava da Pitti a Palazzo della Signoria, il corridoio vasariano, e quella roba lì è diventata formidabile, oggi si chiama il Ponte Vecchio. 40 anni dopo lo stesso problema si pose a Parigi con il ponte dei ciarlatani, dei teatranti, lo buttarono giù e fecero le Pont Neuf. I francesi sono per il Pont Neuf, noi siamo per il Ponte Vecchio, sono due culture opposte dell'architettura. Dobbiamo avere coraggio di difendere la nostra cultura dell'architettura. Allora poi prova un po' ad andare a dire uno della sovrintendenza: in questo edificio storico io aggiungerei un pezzo, guarda, ti mandano al diavolo subito. Eppure a Berlino col Kronprinz Palais l'hanno fatto ed è venuta fuori una meraviglia. Cioè, proviamo a immaginarci di prendere la nostra eredità e migliorarla, trasmetterla meglio ai nostri discendenti, no? Sentiamo. Ieri sera questa roba, cioè io mi ricordo, la citava anche ieri sera, questa storia patetica della cameriera che ha lavorato tutta la vita dalla contessa, poi alla fine va in pensione e la contessa come souvenir gli dà un servizietto da tè in porcellana anche modesta. La cameriera non l'ha mai più usato il servizio di tè perché era della contessa e aveva paura di romperlo. Ecco, noi non dobbiamo avere questo rapporto con l'eredità, dobbiamo avere il coraggio di affrontarla. L'abbiamo sempre fatto, l'abbiamo sempre trasformata. Le nostre città sono belle perché sono sovrapposizioni perenni, punto uno. Punto due, dobbiamo mandare al diavolo tutta la normativa urbanistica, è orribile. Parigi è bella perché la densità abitativa di Parigi è 1,8 di più di quella di Milano. Il minimo di abitabilità per un monolocale fetente, però Rue du Bac, che non è male, è di 18 metri quadrati. E i ragazzi stanno in 18 metri quadrati e appena si sono lavati, fatti la doccia, vanno al bar a bere e incontrano gli altri ragazzi e la vita è viva. E per questo motivo anche le zone un po' più decentrate riescono ad avere uno che fa il formaggio, uno che... E la Francia, che ha inventato la grande distribuzione, non è riuscita a uccidere il piccolo negozio, perché la densità alta ha difeso il piccolo negozio, ha difeso il giornalaio, ha difeso il bar. Proviamo a decidere che nelle nostre città la densità debba crescere, che il centro di una città come questa debba raddoppiare gli abitanti al metro quadro. Voglio vedere tutti i soloni dell'urbanistica un po' rimbambiti, sei pazzo. Io da 4 anni faccio la propaganda su questo tema, perché solo la densità rende la vita bella. Cioè la prima cosa che determina una città bella è la sua densità. Le nostre periferie sono fetide perché hanno guardato male i quadri di Sironi e si immagina un omino desolato che cammina lungo un muro nero in una notte sotto un lampione, ma nessuno di noi vuole finire lì. No? Allora, queste sono le scelte da fare nell'urbanistica. Allora, questi edifici abbandonati, ma rendiamoli abitativi. A Milano in periferia costruiscono dei casermoni schifosi accanto alle grandi aziende agricole che stanno crollando, perché nessuno è in grado di accettare il passaggio dalla categoria agricola alla categoria abitativa. Ma questo per un unico motivo, attenzione, per la crudeltà delle amministrazioni, perché nel passaggio di categoria ci si mette in tasca, i comuni mettono in tasca gli oneri di urbanizzazione con i quali pagano oggi i dipendenti, il che ancora una volta è un crimine contro la finanza e contro l'economia.
I comuni italiani, non avendo più soldi ai trasferimenti, usano la crescita immobiliare come meccanismo per finanziare le loro sopravvivenze dei dipendenti. Ma siamo pazzi? Questi sono i temi veri che bisogna avere coraggio di affrontare, se no non si fa le città di domani. Allora, perché dobbiamo lasciar cadere delle cascine formidabili per costruire accanto alle cascine formidabili delle conigliere che neanche conigli abiterebbero, invece di restaurare le cascine? Perché dobbiamo lasciare implodere i centri urbani, perché o li diamo come destinazione una funzione pubblica, una funzione culturale, tutti alla ricerca di un contenuto culturale, ma basta il contenuto culturale. O prendere le ville in campagna e le rifilano al comune, il comune lo passa alla sovrintendenza, la sovrintendenza gli fa un'iniezione di fissativo definitivo con la quale muore, e mi chiamano poi a me, dicendo: cosa possiamo fare qua? Scendo nella villa che era abitata fino a 2 anni fa e dico: che bello sto camino in questa cucina o ristorante. No, i pompieri hanno messo il divieto di fare il fuoco. Per 600 anni hanno fatto il maiale arrosto e adesso c'è un cartellone con scritto sul divieto di fumare e vietato fare fuochi. Questa è la pazzia di un paese che è andato fuori di zucca. Cioè, bisogna avere proprio il coraggio di denunciarle queste cose, no? Allora possiamo immaginarci forse anche che un immobile industriale cambi totalmente destinazione e diventi un immobile utilizzato, che per esempio a Firenze l'operazione fatta recentemente sulle mantellate è esemplare, bellissima. Le vecchie gallere trasformate in luoghi di vita collettiva e anche in appartamenti, avendoli addirittura aggiunto delle cose che se la sovrintendenza di Lombarda l'avesse vista si sarebbe suicidata. Gli ha messo dei bloccotti fuori che hanno aggiunto una sorta di bow window sulle camere delle galere e ci si sta benissimo. Cioè, dobbiamo avere il coraggio di creare, ma la creatività viene se qualcuno la stimola. Cioè, io sono convinto, io difendo sempre questo fatto che in Italia, voi lo sapete, ci sono 150.000 architetti per 60 milioni di abitanti, in Inghilterra 9.000. Allora dice, quest'anno ad architettura gli iscritti sono 35.000 disperati. Però io, che tendo ad essere invece talvolta anche positivo nei confronti della vita, mi dico: ma in Inghilterra la proprietà immobiliare è tutta dei duchi e della regina, più di 4 bischeraoni e basta. In Italia l'80% degli italiani è proprietario. Quindi in Italia, in fondo, 150.000 architetti dovrebbero diventare degli architetti condotti. Ognuno avrebbe 333 clienti con i quali campa tutta la vita, a condizione che sappia fare l'architetto, sia in grado di affrontare queste tematiche del rapporto con l'eredità, col paesaggio, con la bellezza dei luoghi. Ma poi noi potremmo andare benissimo. Quindi in fondo noi un progetto ce lo potremmo avere. Quello che ci manca per il momento è la voglia di generare la teoria che sta alla radice di ogni progetto. E quello che ci manca è anche la voglia nei vecchi, ai quali io appartengo, di una volontà politica in questa direzione. Ma se 35.000 giovani si iscrivono all'architettura sapendo che non troveranno mai un lavoro, è la più bella dichiarazione politica che possano fare. Dicono: il paese nel quale viviamo fa schifo, noi vogliamo impegnarci, anche sapendo che non guadagneremo niente, a migliorarlo, e diamogli un premio.
Bene, è proprio così. Allora, adesso volevo parlare di un libro, dell'ultimo libro del professor Philippe Daverio, che tutti conoscete, che è questo, è il Museo Immaginario, lo potete comprare qui dietro, che è un libro bellissimo e anche un libro che rappresenta un po' la sottigliezza di Philippe Daverio, perché è il museo che lui si costruirebbe se ne avesse le possibilità. Allora volevo che ci raccontasse un pochino come è nata l'idea di questo libro, perché poi voglio invece fare un ragionamento su un altro libro di Philippe Daverio che lo vediamo dopo. Ma guarda, l'idea di fare sta roba qua è nata in un modo molto semplice, perché l'editore mi ha dato un grande anticipo. E Rizzoli mi ha dato un grande anticipo, a quel punto ho detto lo faccio, chiunque di noi scrive, io tendenzialmente mi sento un artigiano, non sono un intellettuale organico come quelli che sono un artigiano, se uno mi ordina un paio di scarpe me le paga bene e le faccio. Questa è stata la motivazione vera e dobbiamo ringraziare il mio amico Marco Osenda che l'ha spinto. L'altro motivo è che in realtà io voglio pervertire la gente. Voglio pervertirli facendoli capire che tutta una serie di parametri un po' noiosi, un po' paludati, un po' accademici, che gli sono caduti addosso nella vita, possono essere scartati e sostituiti da parametri di godimento. Cioè che l'arte è importante in questo senso, perché ci dà un godimento che è fisico, che è mentale, che è intellettuale, che è di stimolo. E questo meccanismo delle cose che abbiamo dietro nella testa si concretizza appena abbiamo una domanda alla quale vogliamo dare una risposta. Infatti l'arte che noi guardiamo nel passato non è sempre la stessa. Cambiamo materiali in base alle necessità del momento. Talvolta siamo più neoclassici, poi più romantici, più medievali, poi più romanici, poi più intellettuali, kandinskiani. Cioè dipende da quello che ci serve. Ed è un grandissimo bagaglio di strumenti. A questo si aggiunge il fatto che viviamo in un'epoca, da un punto di vista dell'informazione, fantastica. Perché il vero che ha scritto questo libro non sono io, è André Malraux. No? André Malraux, più o meno l'anno in cui sono nato, quindi centuries ago, scrisse una cosa fondamentale che si chiama Le Musée Imaginaire, in cui diceva: ma che bella epoca nella quale viviamo, dove in fondo, con le belle riproduzioni che abbiamo, lui parlava di quelle in bianco e nero in offset piano, non parlava di quelle di oggi, possiamo finalmente paragonare un Cristo catalano del 200 e una statua Khmer. Cosa che Baudelaire non poteva fare, cioè Baudelaire non poteva esprimere un pensiero su i primitivisti, per esempio, su Giotto, perché al Louvre non c'era Giotto e lui pensava solo quello che c'era al Louvre. Oggi potete vedere tutto. Immaginatevi se Malraux avesse visto Internet. Oggi con Internet avete un mondo a disposizione che è fantastico. Io sono un pazzo freak di Internet, sono un sostenitore di Wikipedia, cioè vorrei fare prossimamente una serata di fundraising per Wikipedia, cioè penso che sia una delle più grandi trovate dell'umanità recente, è molto meglio dell'enciclopedia di D'Alembert, perché è costantemente il risultato dei confronti. Pensate, per esempio, io interrogo Wikipedia come la Sibilla cubana, in 5-6 lingue diverse, perché ogni volta che voi la interrogate in una lingua dà un'altra risposta, ed è molto divertente nella storia dell'arte, nelle matematiche, per esempio, si vede tutta la diversità fra la psicologia letterata italiana delle matematiche, alle quali non si capisce niente se non nell'alta matematica, e la psicologia molto più concreta franco-tedesca oppure quella più pragmatica inglese, è divino. Sulle arti è una fonte infinita ad esclusione dell'Italia. Gli unici che non troverete sono gli italiani, perché siamo lì veramente siamo ancora più indietro che negli altri campi. Cercate l'Ottocento italiano, non troverete quasi niente. Ma sul resto, sui polacchi, se uno vuole sapere cos'è un ungherese, se uno vuole sapere cosa sono i fondi delle riserve dei musei russi, si apre un mondo infinito. Allora, quello che bisogna fare in questa sorta di vaso di Pandora che si rovescia costantemente è un po' di ordine per la gente normale.
Cioè io questo un po' lo saprei fare, cioè dico guarda che non è che sia tutto importantissimo, ti do dei parametri di lettura, ti do dei parametri di accumulo. E così è nato questo libro qua, solo è un gioco nel quale ho disegnato, questo c'era una cosa in più, sì, era la mia scommessa personale, perché voi forse non lo sapete, ma adesso i parametri universitari sono diventati totalmente, definitivamente e integralmente ministeriali. Ad architettura si è ICAR 12, ICAR 13, ICAR 14, fino a ICAR 17, nessuno ha mai capito cosa voglia dire. L'unica cosa che so è che io sono ICAR 13 e come tale quelli che non disegnano, mentre ICAR 14 sono quelli che progettano. Allora ho detto voglio farvi vedere che so disegnare anch'io e ho malamente disegnato il museo, ho fatto il progetto del museo, ho detto me lo immagino così, quindi questo museo che è immaginato, costruibile con i quadri dentro. Sto ancora aspettando che uno venga da Shuzhou oppure da Tianjin a chiedermi di costruirlo, non è ancora arrivato. Sto preparando il secondo volume che va ovviamente in un'ambizione maggiore, che è un volume sull'idea della modernità, quindi non dei tempi attuali, l'idea della modernità dalla fine del XIX secolo a dopo la prima guerra mondiale. E lì ho esagerato, ho fatto un piano urbanistico. Certo, ho inventato un piano urbanistico intorno al riutilizzo della stazione di Testa, perché è arrivata la nuova stazione dell'alta velocità, abbiamo ridisegnato l'uso della stazione di Testa e l'abbiamo trasformato in un museo. Quindi questo è il prossimo volume, però un altro gioco che ci permette poi in realtà di articolare i dipinti. Questo ci ha permesso di fare una cosa interessante, perché essendo non un museo ma una casa museo, abbiamo potuto distribuire le opere invece che per filoni storici annoiano sempre. Cioè, perché uno si annoia in un museo? Perché entra lì e vede i primitivi, i primi passi della modernità, i proto-rinascimentali, i rinascimentali, i manieristi. I manieristi hanno già le prime vesciche ai piedi. Poi da lì deve passare al barocco finché non arriva a due quadretti di Morandi che chiudono il museo lì e si mette a piangere. Allora, il museo è un luogo terribile da un certo punto di vista. Noi invece l'abbiamo distribuito in diverso, abbiamo fatto la sala da pranzo, lo studio, lo studiolo, la sala della musica, e uno va lì e può anche nel leggere il libro, leggere solo quel pezzettino. Infatti c'è della gente che non l'ha mai letto, ha letto solo un pezzettino, ma va bene lo stesso, gli ha fatto bene comunque. Questo era il primo libro, il secondo sarà un po' più didattico, perché lì sul secondo vorrei che la gente capisse che il XIX secolo non sono gli impressionisti, è la neve, gli impressionisti è le mele, gli impressionisti è la maionese, no, è una roba più complicata. Tenterò di spiegare che la scultura più importante del XIX secolo in realtà è la Statua della Libertà di New York, perché è l'unica condivisa da 6 miliardi di persone al mondo, quindi è importante. Allora, come si usa a fare in queste occasioni, io, visto che il tempo è volato via rapidamente, lascerei un po' di spazio alle domande, siamo in tanti e quindi due o tre domande. Non abbiamo, come nelle migliori occasioni, non abbiamo il microfono, il radiomicrofono, quindi chi parla vuole fare le domande deve venire fino a qui. O questo, faccia voce alta. È duro. Comunque. Qualcuno che rompa il ghiaccio. Di provocazioni ne sono uscite molte. Abbiamo intimidito l'assemblea. Però ce n'è nato un senso di terrore. Prego. Io vorrei chiedere solamente che cos'è l'arte di cui si parla tanto. Ma quella di cui si parla o in generale? L'arte della quale parlo io è una roba che è nata come autocoscienza nei primi anni del Rinascimento, quando abbiamo cominciato a pensare che ciò che si faceva con le mani non era vile, ma ciò che si faceva con le mani era importante quanto ciò che si faceva con la testa. Fino al 1460, 70, 80 circa, l'arte, la pittura, la scultura erano considerate arti meccaniche e le grandi arti erano quelle liberali che si insegnavano all'università. L'unica arte che era accettata fra quelle altre era la musica, in quanto discendeva contemporaneamente
dalla matematica, dall'aritmetica e dalla cosmogonia, cioè dall'astronomia. Le altre erano considerate più basse. L'architettura stava a metà strada perché usava i numeri. L'arte è quella roba lì, cioè in effetti. Poi l'accezione moderna di arte è molto più vasta, perché ormai io incontro uno al bar e dico: cosa fai? Faccio l'artista. Però un po' come potrebbe anche dirmi: faccio lo scemo, eh? Cioè, non è che sia molto diverso, cioè è una pulsione dell'esistere, cioè faccio l'innamorato, faccio il disperato, faccio l'artista. In realtà le arti recentemente si sono aperte a ogni tipo di percorso e contributo possibile, mentre in fondo tuttora sono delle cose diverse. Poi se dovessimo capire che cos'è cosa sono le arti visive, per esempio, è già più facile da definire. Si distinguono in tante ipotesi: ci sono le arti visive da commercio, che fanno parte del vasto settore dell'artigianato, ci sono le arti visive, tantissima roba, ci sono le arti contemporanee da truffa, che fa parte dei junk bonds, quello che serve a illudere i bischeri. E poi c'è invece una parte molto interessante di tipo sciamanico, che avviene tuttora nell'arte contemporanea, che ha come scopo quello di essere un virus nella nostra visione mentale. Quelle cose che una volta che uno le ha viste, il suo computer mentale si riassetta ed è leggermente diverso. Quella è quella che mi interessa a me, non occupandomi più di commercio e non dovendo tirar bidoni a nessuno facendo il finanziere. Qualcun altro che voglia intervenire? Volevo dire al professor D'Averio una cosa. Lei si trova qua questa sera in un luogo che è portatrice di un'idea futuribile o futurista, e invece, come questa città spesso produce, una intenzione, ed invece si troverà, passando qui tra qualche anno, che siamo in una area che diventa una cassa da morto. Io sono nato a Ferrara, ho vissuto Ferrara e mi sono ritrovato poi a portare quello che è stato il mio percorso di ricerca nella città romana, oggi comunque una cattedra all'Accademia di Brera.
non sta a lei, chiaramente forse conosce il mio nome e credo che forse lo conosca, ma quello che le voglio Giorgio Cattani. Quello che mi sono ritrovato in questo periodo a parlare o a dialogare leggermente più spesso, mi trovo molto meglio nel mio studio, è solo comunque un viaggiatore, un camminatore e un conoscitore di gente, è l'uno più uno che fa parte di un territorio che è legato alla fluidità. Mi ritrovo culturalmente comunicando con Grillo che anche l'arte ha prodotto un sistema, e il sistema dell'arte oggi è molto casta. Ho attraversato quei corridoi, sono entrato in quelle stanze e ad un certo momento ho voluto anche uscirne. Il rapporto uno più uno di un artista che si è ritrovato comunque, no, con accompagnatori di sottolineature critiche rispetto a quel lavoro, che si è trovato comunque a giocare con un livello di sperimentazione o comunque di amore verso quello che è il rapporto di segno, forma e colore. E mi sono ritrovato ad un certo momento che se non c'è una partecipazione, quello che comunicando con Schnabel, che mi è molto piaciuto all'Excelsior di Venezia, quando diceva ma in Italia sempre frizzantino e dolciumi. No, l'Italia produce dei vini ottimi e dei cibi ottimi, ma il territorio dell'arte spesse volte è relegato a queste piccole parentesi di presenzialismo, solamente fine se stesso. Dico tutto ciò. Qui ci sono degli artisti molto bravi che quando all'interno di queste ciclicamente, mi sembra quasi il quinquennio, mi ricordo almeno di realtà, no, dei soviet, no? Ogni 5 anni c'era un cambiamento, appaiono sulla scena delle figure interessanti e che poi una volta che hanno il medagliere di essere oggi qua curiosamente in questo spazio, poi sono assenti in una energia che li può portare all'esterno. Non trova che potrebbe essere molto più interessante che un'area di comune possa acquistare un appartamento o uno studio fuori della città e ad artisti che lavorano la possibilità, intanto imprenditoriale del comune che ne farebbe comunque un livello di investimento, e il ragazzo che avrebbe la possibilità comunque di portare una sua conoscenza del lavoro fuori della città. È una domanda molto lunga e complessa, se avete pazienza 6 ore darò una risposta, se la pazienza mi manca darò una risposta brevissima. Io sono fautore della repressione degli artisti, perché non c'è nessun motivo di fare l'artista. Non è come il panettiere, il gommista, il benzinaio, l'oncologo chirurgo che fa sì che io sia qua a parlarvi, se no ero già sottoterra. Quelli sono gli artisti, no. Gli artisti sono frammenti di coscienza che riescono a sopravvivere se hanno la grinta del samurai. Solo in queste condizioni. E io campo su quelli che sono samurai. Allora, ogni fenomeno protezionista genera dei pasticci infiniti. L'Olanda, che ha fatto la protezionista per tanti anni, ha dei depositi pieni di ciarpame che non sa come distruggere, perché nessuno si sente di assumere la responsabilità della rottamazione. Il principe è quello, quindi il popolo sovrano, non parlo del monarca, è quello che ha la responsabilità vera della scelta di repressione dell'artista o di esaltazione dell'artista, e l'artista deve essere in grado di convincerlo. Questo è una società normale. Purtroppo noi viviamo in una società abnorme e paghiamo ancora oggi le conseguenze di una mostra fatta nel 1905 esattamente da Durand-Ruel, quando lui fece l'ultima sua mostra, aveva
grande, aveva già 70 anni, a Londra, con 300 impressionisti, e spiego al mondo intero che l'unica cosa che contavano erano gli impressionisti. Inventò la più grande balla della storia, e però trovò questo pubblico americano, che lui definiva in un modo geniale, un pubblico simpaticissimo, non ride mai, compra. Trovò gli americani e li rifilò agli americani. Da allora esiste un mercato mondiale fatto da filibustieri gelidi che rifilano dei gonzi delle robe che hanno un valore o non ce l'hanno mai in influente. E contro quello forse è utile battersi, perché è molto repressivo l'atteggiamento che hanno questi filibustieri oggi, che vietano agli altri di esistere. Però è anche vero che l'Italia, per esempio, non ha mai pensato di tirar fuori i muscoli, perché continua ad affidare appunto la Biennale a quelli lì, per colpa del Baratta. Beh, gli artisti però non hanno muscoli neanche loro, se no avrebbero già riempito il Baratta di pedate. Cioè, qualche cosa non funziona nel sistema. Allora, dove sta la risposta? Nell'area sciamanica. L'area sciamanica è quella dove pochi dotti elitari hanno dialoghi segreti con pochi artisti eccellenti e fabbricano lì il futuro del pensiero. E non lo fanno sapere a nessuno, perché sarebbe terribile che i ricchi, ad oltre ad essere ricchi, fossero anche fortunati a comprare le cose giuste. È giusto che comprino quelle sbagliate. Dando licenza a Filippo Daverio di fumare al chiuso in un luogo pubblico, ma no, se la prende, non c'è, è aperto. Io ho visto una signorina che era venuta, ah, eccola qua. Allora, l'ultima domanda e poi terminiamo. Poi andiamo, io accendo. Però, bene, riguardo all'eredità culturale di cui si parlava prima, io mi trovo a frequentare un laboratorio di restauro e quindi se ne è a lungo parlato appunto di come comportarsi riguardo a questa eredità, e già ho i dettami di quello che è il restauro critico, ovvero quella che si è designata come la giusta via da seguire verso l'edificio antico. In realtà mi pare vadano verso comunque una conservazione che, da un punto di vista magari giovane, di una mente che vorrebbe lasciare il suo segno, sembra comunque rischi di congelare il bene in un momento che è quello che ci è stato consegnato, come per esempio anche la regola tra virgolette di non cancellare la stratificazione del tempo, e però da un altro lato comunque di negare la possibilità di fare altre stratificazioni, con il rischio di rovinare quello che è il bene che ci è pervenuto. Quindi, se volevo chiedere se magari lei potrebbe riuscire ad aiutarmi in questo gap mentale che mi viene dal riconoscere la necessità di preservare questo bene, ma anche la necessità di non avere un'architettura che muore allora in tutto quello che c'era arrivato fino adesso, ma la possibilità di poterlo comunque vivere e continuare a anche, cioè, ecco, una stratificazione anche contemporanea su quello che ci è arrivato. Grazie. Beh, brava, le faccio i complimenti per la sua sensibilità sulla problematica, che è vera. Non sappiamo più che pesce pigliare, perché ogni intervento di restauro è oggettivamente una falsificazione, una rilettura e una trasformazione. È solo un ingenuo che può credere che si possa tornare a un'altra epoca. Io lo dissi alla povera sovrintendente di Milano, che aveva proposto delle cose assolutamente fuori di zucca su Palazzo Reale quando me ne occupavo, dicendole: la sua tesi è possibile solo a condizione di ripristinare l'Austria e la pena di morte. Allora abbiamo restaurato sul serio. Questo è un restauro, cioè ogni settimana se ne impicca uno, e così abbiamo detto: abbiamo restaurato il Palazzo Reale. Altrimenti ogni nostro intervento è una rilettura, una falsificazione, una trasformazione, che abbiamo fatto anche con grande garbo, talvolta, e talvolta con grande
spirito ottuso. Il, per esempio, lei conoscerà il Castello Sforzesco di Milano, è considerato dai milanesi una quinta teatrale, non ha più nessun sapore d'epoca, perché il povero Beltrami decise di riportarlo a un'epoca inesistente, che era un medioevo che non c'è mai stato. Gli avesse lasciato addosso le 40 casupole ad accrocchio, oggi in uno ci sarebbe una pizzeria, nell'altro ci sarebbe una libreria e sarebbe un luogo vivo. E lo guarderemo con la simpatia con la quale guardiamo le cose stratificate. La stessa cosa avviene quando, ho visto recentemente in un restauro dove c'era un soffitto a quadretti bianchi e neri, mancavano 6 quadretti, hanno lasciato la macchia arancione in mezzo. Dico, ma non devi mica essere un genio per rifare gli altri quadretti, erano sicuramente dei quadretti. No, perché quello non è autentico, ma chi se ne frega, non sei autentico neanche tu che me lo fai. Cioè, che discorso mai è? Esiste una sorta di feticismo, che quello che dicevo prima è quello della povera cameriera con le tazzine della contessa, che siccome lei non era nata per bere il tè, non ha mai osato bere il tè, ma impara a bere il tè, emancipati. Cioè, questo che andrebbe detto anche oggi, dovremmo avere il coraggio di affrontare le cose. Alcuni l'hanno fatto in modo encomiabile, encomiabile, cioè Carlo Scarpa nel restauro a Verona del castello ha lasciato le prime macchie, ma come le ha lasciate da Scarpa, un po' così, scusate il termine tecnico, da fighetta veneziano, no? E sta benissimo. Dopo tutti gli scarpiani ho lasciato tutte le macchie che ci sono. Ho visto le robe rovinate e assurde, mentre per esempio l'Istituto del Restauro di Roma, che è stato plasmato Giovanni Urbani, che era un uomo intelligentissimo, anche con l'attuale direttore, quando hanno restaurato la Cappella degli Scrovegni, che c'erano le decorazioni paracosmatesche, lì dove mancavano le ha rifatte, perché l'occhio vuole la sua parte, non solo l'intelletto teorico. Allora, e lì sta veramente la difficoltà. E poi, oltre, in che epoca andiamo? Cosa vogliamo cancellare? Cosa vogliamo ricordare? Io quando hanno ridipinto il Quirinale in grigetto azzurino e bianco, così che sembrava tornare ad essere quello della fine 500 inizio 600, pianto, perché a me il Quirinale interessava in quanto era rosso, perché il colore rosso del Quirinale era il colore della storia d'Italia, quella era l'Italia, da lì Mussolini ha fottuto tutti gli italiani, da lì Adolfo Hitler ha parlato al popolo di Roma, cioè da lì si faceva vedere i monarchici d'Italia, da lì è nata la resistenza, la trasformazione del paese, cancellato tutto perché piaceva un sovrintendente. Ma qual è uno da impiccare quel sovrintendente lì? Non ha il diritto di cancellare la mia storia per un suo capriccio. La villa di Monza, la stessa sovrintendente, non l'ho potuta fermare, me l'ha ridipinta come se ci fosse ancora l'impero asburgico. Ma non c'è mai stato l'impero asburgico a Monza, gli ho spiegato. C'è stato solo Napoleone, perché gli Asburgo si sono rotti prima che aprissero la casa. Eppure me l'ha rifatta finta. Mentre a Casone Arancione era quello che mi ricordava a me l'assassinio di Brescia di Umberto I, che è sicuramente più interessante delle partite di caccia di Napoleone. Allora, la capacità, cioè, cosa manca nel restauro? Quello che manca ovunque nel paese, l'autorevolezza del pensiero. Cioè, il vero dramma italiano è che ogni cialtrone è autorizzato a dire la sua, mentre in fondo il confronto di pensiero fra le autorevolezze è la radice di una società avanzata. Noi soffriamo di una mancanza totale di un sistema di elite plausibile, cioè di gente che quando discute di un argomento non ne discute perché lo conosce. Invece trovo un giornalista del cavolo, anche io scrivo sui giornali, trovo l'ultimo che è arrivato, una poverina, adesso quelle delle sovrintendenze li vogliamo anche bene perché lavorano per 1.400 euro al mese e a 1.400 è molto difficile pretendere che abbiano un'informazione globale perché non ha anche i soldi per comprare i libri. Però in questo modo qualcuno che abbia l'autorevolezza ci vuole, sarebbe fantastico un ministro per esempio. Immaginate, però non dobbiamo sognare. Io avevo immaginato per esempio che mentre volevamo fare l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, che era una iattura, perché ogni volta che in Italia si è tentato di fare un monarca l'abbiamo ucciso dopo, già con Giulio Cesare è andata a finire così, no? Se uno diventa Presidente della Repubblica, se il Presidente della Repubblica avesse il potere lo facciamo fuori. Però mi veniva in mente l'elezione più o meno diretta delle alte magistrature veneziane. A me piacerebbe un'elezione popolare del Ministro dei Beni Culturali, a suffragio universale, a condizione di non scegliere nella mia categoria, ma in un'altra, per esempio, quella dei vinaioli.
che sono geniali, cioè che hanno capito che il passato serve a fare marchio. Cioè, dovremmo immaginare un'altra cosa, però abbiamo bisogno di autorevolezza, abbiamo bisogno di dibattito anche in architettura, abbiamo bisogno di dibattito teorico, perché gente che sa fare il lavoro del restauro bene ce n'è tantissima, e il mestiere che lei sta imparando è un bellissimo mestiere di cui avremo sempre più bisogno, ma dietro ci vuole un po' di mente. Abbiamo avuto delle persone geniali che hanno aperto spesso anche dei dibattiti di cui l'evoluzione successiva è stata perversa, ma la genesi del dibattito è fantastico. Cioè, Cesarino Brandi, che ha fatto nascere una cultura, era fantastico. I brandati sono un po' peggiori, perché poi diventano degli estremisti, come gli hegeliani, è uguale, non è che sia diverso, come i marxisti derivati, cioè tutti i derivati fanno sempre un po' male alla salute. Allora, siccome Filippo Daverio ha detto che possiamo anche andare avanti, se qualcun altro volesse intervenire, siamo qua. Prego. Buonasera. Io volevo farle una domanda che non c'entra molto con l'arte, però prima c'era stato un suo passaggio che in qualche modo me l'ha ispirata. E fondamentalmente è molto pragmatica, perché fondamentalmente mi rendo conto che l'architettura in questo periodo storico è in forte pericolo, perché per il semplice fatto che l'Italia attualmente ha circa 700.000 appartamenti invenduti, Bologna, una città come Bologna ne ha 12.000, Milano non ne parliamo, insomma. E quello che mi chiedo in fondo è, insomma, con tutti questi invenduti, con questa crisi scatenata dalla parte immobiliare soprattutto, qual è il futuro dell'architettura e di cosa stiamo parlando fondamentalmente per l'utilità dell'uomo, insomma, ecco, a cosa mai potrà servire questa espressione, voglia di esprimersi con l'architettura, se poi in verità può venir meno l'utilità, ecco questo. Beh, c'è da lavorare moltissimo, perché l'architettura non è costruire 3 appartamenti in più rispetto a quelli invenduti. L'architettura è immaginare il paese, è progettare la linea d'orizzonte, è combattere le stupidaggini dell'urbanistica per dare una risposta, è salvare il paesaggio italiano che è totalmente compromesso, vuol dire riordinare l'esistente, vuol dire reinventare i centri delle città e le loro articolazioni fuori, cioè c'è da far lavorare 150.000 architetti. Se io avessi un potere bonapartista li farei lavorare 16 ore al giorno per i prossimi 20 anni. Cioè, noi veniamo dal paese che fu il più bello e uno dei più poveri d'Europa, oggi siamo diventati non poveri ma non siamo più belli per niente. Cioè, rifare un paese è un lavoro ciclopico, però non deve confondersi con l'idea che uno debba necessariamente costruire il grattacielo di Cesar Pelli. Quello adesso ce l'hanno già fatto, basta, cioè, siamo contenti, i milanesi sono felici perché anche loro hanno un grattacielo, è come quando uno non ha lo smoking, lo vuol fare anche lui, adesso è a posto, però facciamo architettura. Architettura vuol dire guardare la strada, immaginare la riestetizzazione, buttare via le schifezze, ridisegnare l'esistente ridandogli un sapore assolutamente compatibile a una vita civile, è un lavoro enorme che c'è da fare, vuol dire buttare giù il 20, 30, 40% del costruito e rimaginarlo altrove.
Cioè, gli architetti di domani devono essere dei demolitori come prima cosa. E anche demolire costa fatica, convincere, cioè c'è una funzione politica, una funzione pubblica, una funzione di ridisegno, una funzione di ambiente non inteso nel senso generico, ma di reale paesaggio. Gli architetti si devono occupare di bovini. L'ho detto ieri perché è una delle battaglie che mi piace più di tutte. L'ho iniziata pochi giorni fa a Ravenna, in un convegno sull'ambiente. Così diceva capitale ereditato. Ho detto, ma voi sapete dove viene la parola capitale? È una parola del terzo secolo prima di Cristo nella Repubblica di Roma, perché le capita erano il numero dei bovini posseduti dal Cives che gli davano il diritto di iscrizione in uno dei ranghi più o meno elevati delle classi elettive. Uno aveva le capita in base alla quantità di vacche o di bovini. Ora, in Svizzera, se voi andate a girare la Svizzera, vedete i bovini ancora sulle montagne e, come mi ha detto il mio vecchio amico, sai, i contadini sono i giardinieri delle nostre montagne, le vacche sono il loro strumento. Noi non abbiamo più una... andate, fate il giro dell'Alto Adige, ce li ha perché sono tedeschi, ma andate a Cortina d'Ampezzo e non c'è più una vacca, se non in albergo. Allora, con un bovino mantenuto in ministero si possono finanziare 14 bovini mantenuti nei prati. Io preferisco un'Italia con meno bovini nei ministeri e più bovini nei prati. Questo è un progetto dell'architettura. Cioè, questo è spiegare che cosa vuol dire fare architettura domani. Vuol dire riimmaginare un paese. È un lavoro di una potenza teorica prima, immaginifica e pratica dopo, è infinito. C'è da lavorare per 40 anni. Se avessimo la capacità, la convinzione di questo lavoro per i 40 anni, torniamo ad essere i primi al globo terrestre. Perché pensate che, in fondo, questa la racconto spesso perché è vera, io so come salvare l'Italia, guarda. Non me lo fa fare nessuno perché sono cattivi, ma io saprei come. È molto semplice, noi siamo 60 milioni oggi. Con la crescita della forbice di differenza fra i redditi, purtroppo, al mondo fra 10 anni ci saranno 60 milioni di ricchi. E un ricco è considerato tale secondo i parametri dell'industria del lusso Cartier-Metz, se è un uomo che, avendo coperto tutti i bisogni della scala di Maslow, cioè vivere, alimentare i figli, vestirsi, avere la casa, bla, gli rimane $1 milione da bruciare. Quello è un ricco. Ebbene, noi siamo 60 milioni, ognuno di noi deve adottare un ricco e salviamo il paese. Però non possiamo mica adottarlo col paese fetente che abbiamo adesso. Con il paese che potremmo avere e che è fattibile, non è impossibile avere, noi siamo in grado di diventare la parte apicale del globo terrestre, il luogo dove si sta. Ma non si sta bene, il luogo dove si sta, il luogo dove si impara come si mangia, come si beve, come ci si veste. A Hong Kong hanno tutti un odore un po' pesante perché fanno un vestito in una notte, ma lo fanno in terital, non sanno che bisogna farlo in lino. Cioè, noi dobbiamo spiegare a quello di Hong Kong che deve farsi fare i vestiti in lino e forse dobbiamo anche farglieli. Cioè, ma glielo possiamo fare se abbiamo ridisegnato il paese. Questo è il progetto unico, positivo, possibile per i centri urbani, per lo sviluppo della città, per lo sviluppo delle nostre campagne. E alla radice ci vuole la reintroduzione del Bove, che sia pio il più possibile. Sono molti giovani, allora gli lasciamo la parola. Dato che condivido fortemente con lei il consiglio che ha dato agli italiani di iniziare e continuare, per chi già lo fa, di attivarsi anche senza il principe, lo Stato, le chiedo appunto un altro consiglio, ovvero per tutte le realtà, e ce ne sono tante anche se sono sommerse, che già cercano di muoversi e di farsi valere senza il principe, come fare quando questo principe non solo è assente, ma è soprattutto contro? La risposta è una sola. Kalashnikov.
non necessariamente quello fatto in Russia che spara, eh? Anche Kalashnikov morale, la denuncia quotidiana, cioè, a me spiace che voi non facciate la rivoluzione, voi sotto 30 anni mi fanno un po' girare le scatole, perché non volete fare la rivoluzione? Perché non volete fare la rivoluzione? Cioè, cosa vi spinge a non fare la rivoluzione? Noi l'abbiamo fatta sbagliata, però ci abbiamo provato, è venuta male, ma ci abbiamo provato, cioè, io so anche il perché, c'è un motivo, siete scusati, perché non l'hanno fatta quelli che hanno 45 anni. Perché quelli che hanno 45 anni oggi, quando gli toccava di fare la rivoluzione, in realtà dalla fine del Settecento ogni generazione ha fatto la rivoluzione, ogni 15-20 anni c'era una sommossa in Occidente, e poi ad un certo punto nel 1889 hanno smesso per via del crollo del muro di Berlino. Io quando è andato giù il muro di Berlino ho detto è una cretinata, perché l'avete tirato giù? Perché con quello hanno tolto la conflittualità. E per una generazione intera, che non siete voi che hanno 45 anni, ma ce ne sono parecchi di 45 anni qua, ha detto non c'è più conflitto, ha vinto quella roba lì per sempre. E da lì è smessa la meccanica della dialettica storica. Ed è, si è rotto un meccanismo fantastico, in base al quale normalmente i ventenni devono fare la festa ai quarantenni, sobillati dai guru sessantenni. Questo era il meccanismo che ha sempre funzionato. Io sono frustrato perché, essendo entrato nell'area di guru, non riesco a sobillare nessuno. Perché volevo, ho detto, io a 60 anni vedrai come vado a sobillare. Niente da fare. Cioè la risposta è fiacca. Questo perché i quarantenni, non avendo il potere, voi non avete neanche interesse a toglierlo. Ce l'hanno ancora gli ottantenni. È una meccanica... No. È una dinamica meccanica della quale bisogna prendere coscienza, e a mio parere voi dovete fare la rivoluzione. Non so come, non sono mica capace di sapere come, cioè, quei testi che leggevamo noi sono sostanzialmente inutili oggi, non servono a niente. Testi nuovi non ce ne sono neanche, però da qualche parte bisogna cominciare a pensarci. Cioè, io sono un grandissimo appassionato risorgimentalista. Sono assolutamente critico nei confronti dell'Unità d'Italia, quanto sono entusiasta per quelli che l'hanno fatta. Cioè è stata una fregatura tremenda, ma mentre la si faceva è stato il più grande sogno europeo del XIX secolo. Ecco, da che cosa partiva? Mica avevano dei testi, avevano delle pulsioni, dei contrasti, dei carbonari, dei conflitti, delle vendette, c'era dentro di tutto. Ma questa è la strada, voi dovete prendere Kalashnikov morale. E che ne so, io non la conosco mica a sufficienza. Come dire, non so dare un'indicazione di massima per la rivoluzione, dovrei capirla di minima su Ferrara, ma sarebbe ben fatti i vostri. Agitatevi. Resistete, come diceva quel anziano signore, resistete, e a mio parere ripensate a una realtà derubricata, la più situazionista possibile. Perché è bello questo posto questa sera? È totalmente situazionista, cioè avete preso un cadavere che la comunità aveva deciso già di dover abbattere come una vacca vecchia e gli avete ridato la vita in un modo situazionista. Tenetelo vivo, tenetelo aggregante. Immaginate che da qui possono nascere dibattiti, soprattutto discutete. Bisogna riprendere una passione folle per il confronto delle idee. E da qualche parte ci sarà quello più intelligente degli altri che le tira fuori. Cioè, su 30 ce n'è sempre due che sono veramente svegli, due che sono veramente tonti e gli altri che sono accettabili. Cioè, bisogna ripartire col dibattito. Buonasera, io faccio parte della categoria che diceva la ragazza prima, cioè quelli che cercano e fanno cultura senza sostegno appunto dello Stato, comuni o quant'altro. Io le chiedo questo, ci può veramente essere un vero rilancio, in questo caso nel mio campo del teatro, senza un vero aiuto dallo Stato? Cioè no. È possibile poter far qualcosa di bello
e poter fare qualcosa di importante senza che lo Stato, chiamato anche principe, non aiuti e non sostenga, perché il mio caso è questo, cioè io non ho la mia compagnia, che è una compagnia di Bologna, non ha aiuti da nessuno, né sponsor privati né sponsor pubblici, però noi andiamo avanti. Il nostro problema è che però a lungo andare questo probabilmente non so fino a che punto potremmo arrivare, quindi la mia domanda è: si può o non si può? Credo di no. Allora, no, è un ragionamento che merita un attimo di attenzione, cioè il teatro è il prodotto in un qualche modo più complesso degli aggregati antropologico-culturali. Ogni società esprime il suo modo di fare teatro. Per gli americani il teatro è sempre stato autofinanziato, perché il mondo pionieristico prevedeva il carro con la carovana e il burlesque. E da lì lentamente però è venuta fuori anche una qualità teatrale americana fantastica, alla quale però non partecipava lo Stato, ma partecipava la società. Cioè l'americano da sempre contribuisce personalmente al fatto che possa sopravvivere. Nelle nostre culture più centrali, più principesche, il problema del principe in America non si è mai posto. Ma da noi, dove il principe è stato centrale, il teatro è sempre stato pagato dal principe. Cioè noi abbiamo deciso di abolire una nostra lingua, che è il rapporto fra ente pubblico, sovvenzioni e teatro. Poi che nell'ambito delle sovvenzioni ci siano state anche delle sacche di privilegio intollerabili è ovvio, no? Che alcuni grandi organismi consumino le energie che andrebbero distribuite è altrettanto vero, però il teatro senza sovvenzioni è quasi impossibile da fare. E questo è un tema che interessa però poco, perché il teatro è andato in un'area non ancora definibile, è esaurito perché i meccanismi della comunicazione sono altri. Gran parte del teatro divertente è finito purtroppo nella televisione, cioè, ma il teatro serio, quello di sperimentazione, quello da cantina o da solaio, no, col Théâtre de Grenier come lo chiamo io, è quello, deve trovare qualcuno che lo sostenga. Allora, laddove l'ente pubblico non è più in grado di farlo, bisogna trovare delle vie alternative. Però certamente non è il bigliettaggio. Su questo, cioè chi parte con l'idea del bigliettaggio è morto in partenza. Secondo me il teatro di ricerca in Italia è morto 20 anni fa. Quindi in realtà non c'è... No, è da 20 anni che è morto. Infatti io l'ultima volta che me ne sono occupato seriamente era proprio 20 anni fa. Lo vedevo morire. Intanto perché la mutazione del teatro in cinema si è interrotta allora, perché si è recuperato alcuni cinema e si sono rifatti i teatri. Ma come spesso avviene in Italia, si costruisce il teatro senza pensare che ci vogliono i teatranti. L'Italia si fa, decide di fare un museo perché hanno i soldi per fare l'edificio, hanno un bel progetto, un bravo architetto, o più o meno bravo, e però non si sa cosa mettere nel museo. Si restaura un teatro o si restaura un'area lirica e non si sa cosa metterci dentro, non si pensa che dopo ci vuole anche lo spettacolo. Oggi è una situazione molto difficile, nella quale poi noi tra l'altro spendiamo pochissimo rispetto ai partner europei, spendono tutti enormemente di più. Ma è contemporaneamente anche vero che il teatro non riesce a convincere il pubblico. Cioè c'è un misto di responsabilità. Convincere il pubblico è un'operazione difficilissima, cioè ci furono alcuni uomini di teatro che ebbero la capacità, un po' perché capitarono nel momento giusto, un po' perché erano particolarmente talentati, di dare l'impressione che il teatro sopravviveva. Innegabilmente da quel punto di vista è stato maestro assoluto Giorgio Strehler, però riuscì a convincere il mondo che dovevano pagarlo. Io ho lavorato con lui, cioè non perdonavo un attimo, cioè mi era sulle spalle quotidianamente a mungere, ma faceva bene a farlo. Aveva trovato una controparte che ci stava, credo di essere stato l'ultima controparte in quel senso che fosse favorevole alla cosa. Oggi è una questione molto complicata, però l'unica cosa che vi posso dire è fate come negli anni più bui del Medioevo. Sotto coperta, stringere i denti e tirare avanti. Al massimo lei dimagrisce un po'.
però ci vuole la sovvenzione, bisogna trovare oggi il micromecenatismo. Bisogna inventare, no, lì invece no, lì da quel punto di vista lì siamo veramente arretrati, perché è un lavoro quello, è un lavoro tecnico, è un lavoro sul quale le università che fanno tutti quei corsi inutili, gestioni beni culturali, gestioni di qua, Bocconi, corso di master, non vale niente, non vale niente. Il teatro funziona se si forma una cultura del fundraising che sia tecnica, che va proprio a prendere porta a porta, uomo per uomo, lo convince, lo massacra, lo lusinga, lo tira nel gioco. Il teatro è fantastico, però il teatro è una roba da corruzione. Voi dovete continuare a essere dei corruttori, siete diventati un po' troppo poco corruttori. Grazie, è vero quello che ha detto Filippo Daverio. Ci hanno chiesto in questi giorni, ma come avete fatto a fare questa cosa, quanto avete speso, eccetera. Questa cosa è costata soltanto 10.000 euro, il nostro lavoro, voi vedete solo me, ma qui ci sono colleghi da Maurizio Bonizzi a Diego Farina, a Massimo Davi e a Sergio Fortini che hanno lavorato per giorni e questo non è pagato. Questo è stato consentito dal... Complimenti a voi. Micro. Tutto questo è stato, come già l'evento che facemmo sperimentalmente a giugno, è stato consentito dal micromecenatismo, dal fundraising di piccole cose. Se noi avessimo proposto inizialmente una cosa da 50.000 euro, 100.000 euro, nessuno ci avrebbe ascoltato. Già dicendo ne costa 10, facevano un po' fatica ad ascoltarci, però insistendo, alla fine, come diceva Filippo Daverio, questa situazione che abbiamo creato, da cui situazionismo, sta dando a tanti delle idee, sta dando, era anche un poco teatro, non vedo dov'è l'attore che era intervenuto poco fa, anche questa è una forma di teatro se vogliamo, e crediamo che si possa incrementare questo tipo di attività, di eventi, di iniziative. Grazie a tutti, buonanotte.